Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mercato che farei del Bologna. Per fare questo video io sono stato aiutato da Michele Musiani, che da quanto ho capito è un tifoso del Bologna e quindi voglio ringraziare. Vi dirò senza nascondermi che il Bologna è stato il mercato che farei più difficile da fare, perché è una squadra che ha tantissimi giocatori da riscattare, tantissime spese in uscita e quindi quelle in entrata ce le dobbiamo un pochino inventare. Detto questo, nonostante ciò, i prezzi li ho presi sempre, sempre, sempre perennemente da Transfermarkt. Quindi ho tenuto anche una certa costanza e coerenza nello scegliere i prezzi. Va detto anche però, ragazzi, che molto spesso quando ho dovuto comprare qualcuno in sale in surplus, ho dovuto fare prestiti con diritti, con obblighi di riscatto, o prendere il giocatore a parametro zero perché i giocatori da riscattare erano veramente, veramente tanti. Detto questo, lasciate tanti mi piace per un prossimo mercato che farei, domani ne uscirà un altro, e noi catapultiamoci, gettiamoci nel mercato che farei del Bologna. In porta abbiamo Skorupski, Da Costa e Santurro. Ovviamente il bilancio parte da zero. E io sinceramente, ragazzi, qui mi sento di dirvi che non farei praticamente nulla, perché Skorupski per me è un ottimo primo portiere che può aiutare il Bologna ad andare in un'ipotetica miracolosa Europa. E quindi io Skorupski me lo tengo volentieri. Da Costa e Santurro sono il secondo e il terzo portiere che comunque vorremmo avere. Quindi anche se non ce l'avessimo, cercheremmo loro. Un secondo portiere come Da Costa è un portiere che comunque il suo lo sa fare, il suo lo dice, si mette lì, difende i pali, ma serve a poco. Santurro è un terzo e niente più, quindi io qua sinceramente rimarrei così e mi getterei immediatamente tra i difensori centrali. In difesa abbiamo Lianco, Elander, Danilo, Paz, Corbo, Gonzalez, De Maio e Ferrari. Allora, Lianco non è nostro, quindi in un primo momento tornerebbe al Torino. Anche se Lianco è probabilmente uno dei migliori centrali che il Bologna negli ultimi anni ha visto, anche perché avete visto proprio da gennaio il cambiamento dell'assetto difensivo rosso-blu da quando Lianco è arrivato a Bologna. Un giocatore completo, un giocatore forte, un giocatore con un grande salto di qualità, un giocatore importantissimo per questo Bologna. Quindi Lianco io sinceramente andrei a ricomprarlo. Elander ce lo teniamo titolare perché per me lo svedese è un buon giocatore. Danilo è un buon vice, spero di poterlo riprendere. Non ho capito perché ho sentito che tornerà in prestito. Tornerà dal prestito, ma vale comunque 400.000 euro. Quindi Danilo possiamo in qualche modo prenderlo. Corbo e Paz, io me li tengo per la panchina, panchina, panchina. Anche perché io penso alla fine abbiamo bisogno di due titolari. Uno lo prenderemo, un Highlander, un ottimo vice che è Danilo. E poi insomma gli altri due vanno a fare il numero. Gonzalez che torna lo vado a vendere a 1 milione di euro. De Maio che torna lo vado a vendere a 1 milione di euro. Tra l'altro mi dispiace per De Maio che ha visto la sua carriera andare sempre più giù, visto che ai tempi del Genoa insomma non era nemmeno troppo male. Poi Ferrari che verrà riscattato obbligatoriamente dalla Samp per 3 milioni e mezzo di euro. Detto questo dobbiamo fare un acquisto, uno solo. E io ragazzi vado a riprendermi Lianco, che comunque ha un prezzo, un cartellino che vale 8 milioni di euro prezzi Transfermarkt. E sinceramente io andrei a spendere questi soldi perché secondo me per il futuro un giocatore come Lianco potrebbe veramente farci comodo. A Bologna, ragazzi, l'abbiamo visto, è un giocatore veramente completo per la fase difensiva. Detto questo, come centrale avremo Lianco, Elander, Danilo, Paz, Corbo e il bilancio in passivo di 2 milioni e mezzo di euro. Passiamo adesso ai terzini. Per quanto riguarda le fasce basse, a sinistra abbiamo Dykes, a destra abbiamo Mbaye e Calabresi, poi abbiamo Mattiello e Kraft. Allora io Mattiello non lo vado a riscattare, anche perché non ha fatto abbastanza presenze da poterlo riscattare. Kraft invece lo vado a vendere a 2 milioni e mezzo di euro. Per quanto riguarda gli altri, a mio modo di vedere, Dykes è un ottimo terzino e a sinistra abbiamo solamente lui, quindi titolare mi tengo lui. Mentre a destra Calabresi è il mio titolare, che comunque è ottimo, ha dimostrato di poter essere un buon giocatore, pagato tra l'altro pochissimo 400.000 euro, quindi me lo tengo. E Mbaye, che è un ottimo vice. Detto questo, ci serve un panchinaro, ok? Il panchinaro a sinistra in questione è Jarosinski. Il Chievo è in retrocesso, potresti quindi provare la formula del prestito con diritto di riscatto fissato al suo valore originario 400.000 euro. Secondo me è un buon vice Jarosinski, tanto alla fine a sinistra deve giocare Dykes, quindi vedrà veramente poco poco il campo, ci serve giusto per rattoppare un buco in più. Detto questo avremo Dykes, Calabresi, Mbaye, Jarosinski e il bilancio a zero. Passerei adesso sulla mediana. Per quanto riguarda la mediana, il Bologna ha Pulgar, Nagy e Krisedy, che abbiamo ancora il bilancio a zero. Sarebbe molto facile vendere Pulgar, perché comunque vale 10 milioni di euro dati Transfermarkt e ci permetterebbe di fare un po' di soldi per guardare al futuro in modo un pochino più roseo. Il discorso, ragazzi, è che privarsi di Pulgar in questo momento mi sembrerebbe una grande cazzata, perché comunque è un ottimo giocatore, perché io vedo in Pulgar il futuro del Bologna in mezzo al campo.
perché cedere Pulgar in questo momento è la cosa più sbagliata che si possa fare. Quindi piuttosto vado a vendere Nagy a 2 milioni di euro, che deve fare sempre il grande salto, anche se poi è giovane, ma il grande salto ancora non l'ha mai fatto e non possiamo più aspettare, e vado a vendere anche Krisetic a 1 milione di euro. Detto questo, mi serve un vice di Pulgar, che comunque non è che sia sto grandissimo vice, però io ho guardato un pochino il mercato, ho pensato a qualche giocatore esperto che potrebbe trainare il Bologna in Europa grazie alla sua esperienza, e alla fine, giusto c'è il problema dell'ingaggio, però io penso che potrebbe anche ridurselo, ho optato per Montolivo. Montolivo perché? Perché è uscito dal Milan, perché è un parametro zero, perché non costa nulla, perché se non se ne curta lo stipendio ovviamente non troverà mai squadra che gli darà una possibilità. Sta cercando l'ultima grande chance della sua carriera qui a Bologna, in molti si sono rimessi in piedi, quindi secondo me potrebbe anche accettarla. Quindi è un parametro zero, sulla mediana avrei Pulgar e Montolivo e il bilancio inattivo di 3 milioni di euro. Passiamo alle mezzali. Tra i centrocampisti abbiamo Don Sa, Soriano, Poli, Gemaili, Svanberg, Valencia, Taider, Rizzo e Falletti. Allora, Valencia lo vado a prestare, Taider lo vendo a 2,5, Rizzo lo vendo a 1 milione, Falletti lo vendo a 2 milioni. A questo punto abbiamo Don Sa, Soriano, Poli, Gemaili e Svanberg. Allora, uno tra questi deve essere riscattato, uno tra questi deve essere sacrificato. Quello che vado a riscattare ovviamente è l'unico che va riscattato, che è Soriano, che vale, che devo dare al Villarreal 7 milioni e mezzo di euro, e sinceramente questi 7 milioni e mezzo li vado a pagare con il sorriso sulla faccia, perché è un giocatore che mi ha salvato il culo quest'anno, che mi ha permesso di salvarmi, e quindi 7 milioni e mezzo vado lì e glieli do in modo proprio felice. Detto questo, dobbiamo monetizzare, però, quindi vado a vendere Don Sa. Don Sa vale 7 milioni. È vero che per il futuro potrebbe essere un ottimo giocatore, però ragazzi, anche Don Sa è uno di quelli là che quest'anno esplode, sempre lì. 7 milioni di euro in questo momento sono come il pane. Sinceramente io andrei a venderlo per andare a prendere un altro giocatore, che con il livello siamo lì, ma andrei magari a fare un prestito con diritto per guardare l'anno prossimo come si metterà la situazione, perché in questo momento, se non vogliamo andare sotto, purtroppo in questo modo bisogna operare. E vado a prendermi Bennacer, ragazzi, dell'Empoli. L'Empoli che è retrocesso, quindi Bennacer potrebbe anche andarsene di fronte ad un'offerta che gli permetterebbe di rimanere in Serie A, vale una decina di milioni. Vado a fare il prestito con diritto di riscatto fisso da 10 milioni, che diventerebbe obbligo nel caso in cui il Bologna centrasse l'Europa League. Inoltre in panchina abbiamo Poli, Gemaili e Svanberg. Poli è un ottimo giocatore di esperienza, così come Gemaili. Svanberg è un giovanissimo che può giocare sia sulla fascia che da mezzala, quindi io sinceramente anche Svanberg me lo terrei, perché comunque che abbiamo un centrocampo abbastanza corposo, 5 giocatori tutti validi, ve li vado a leggere: Soriano, Bennacer, Poli, Gemaili, Svanberg. Però ribadisco, se vogliamo andare in Europa, è già difficile in questo modo, perché comunque c'è una squadra abbastanza rassettata, rattoppata qui e lì. Qualcosina bisogna fare, quindi almeno una rosa lunga bisogna portarla, bisogna presentarla in asse di partenza. Detto questo, ribadisco, abbiamo Soriano, Bennacer tra i titolari, Poli, Gemaili e Svanberg in panchina, il bilancio inattivo di 8 milioni di euro. Passiamo adesso alle ali, quindi alle fasce alte. Sulle ali il Bologna c'ha Sansone, Eder, Akrejci, Orsolini e Okwonkwo. Allora, Okwonkwo partirà. Okwonkwo andrà via 1 milione di euro. Si parlava bene di lui, si diceva un gran bene un paio d'anni fa, poi non è mai esploso. Okwonkwo lo lascio partire. Edera e Krejci, a mio modo di vedere, sono due ottimi panchinari, quindi io sinceramente qua rimarrei così, mi terrei loro. Per i titolari vanno riscattati entrambi. Orsolini va pagato 15 milioni di euro, vanno dati alla Juventus. Sansone va dato 7 milioni e mezzo al Villarreal. Ragazzi, per me Sansone e Orsolini sono due giocatori di altissima qualità, due giocatori che ti possono trascinare in Europa, due giocatori che possono fare la differenza, e io sinceramente andrei a fare questa operazione pazzesca, quindi andrei a spendere un 22 milioni e mezzo di euro e mi porterei sia Sansone che Orsolini direttamente a casa mia. È un'operazione difficile da fare, molto difficile, però e per questo dicevo, sto a rattoppare qui e lì, sto a vendere, sto a comprare, sto a fa poco, perché in qualche modo bisogna rimettersi in pari, però avere nella stessa squadra Sansone, Orsolini, Soriano, questi giocatori qua, riscattandoli per me è d'obbligo, quindi sulle fasce avremo Sansone, Orsolini, Edera Greci e il bilancio in passivo di 13 milioni e mezzo di euro, e ora vedrete che qualcosa bisogna fare. Passiamo alle punte, ragazzi. Davanti il Bologna ha Santander, destro, Palacio, Falcinelli e Avenatti. Allora, io Santander lo vado a vendere a 6 milioni di euro, perché anche lui è un giocatore che non ha mai fatto il salto di qualità. Infine Avenatti, ha un mercato pazzesco, ma che a Bologna non ha mai dimostrato il proprio valore, lo vado a cedere a 5 milioni di euro. Raga, questi sono prezzi di Transfermarkt, quindi prima che dite, ma chi te lo prende? Prezzi di Transfermarkt. Quindi Avenatti, Falcinelli e Santander li vado a cedere e ci faccio in totale 14 milioni di euro.
Detto questo, davanti ci rimarrebbero solamente Destro e Palacio. Capite da voi che, ok, Palacio è buono, può giocare anche Ala. Tra l'altro, tra le ali posso giocare anche Santander, Svanberg. Quindi, insomma, alla fine il Bologna avrebbe anche una certa camaleonticità, una certa duttilità con il sergente Mihajlovic. Però qua ci sarebbe una punta che segni, a meno che poi, insomma, Destro non rinasca dalle proprie ceneri come una fenice. Vado all'Empoli, busso. Gli dico: scusate, mi avete dato già Bennacer, posso prendere anche Caputo? E anche Caputo, ragazzi, me lo prendo in prestito con obbligo di riscatto, un obbligo fissato a 6 milioni di euro qualora il Bologna si salvasse, che diventerebbero 8 qualora il Bologna andasse in Europa League. Però è un giocatore pazzesco, un giocatore sotto porta e palla te lo butta dentro, un giocatore che potrebbe tornare a fare il titolare nel massimo campionato e che secondo me merita un'altra chance per provare a rimanere su, e io questa chance gliela darei, perché secondo me è un giocatore pazzesco che non merita di scendere di nuovo nel purgatorio della Serie B. Detto questo, andiamo a guardare il 4-3-3, Skorupski tra i pali, Lianco che è nuovo perché l'ho pagato e Lander centrali, Calabrese e Dykes sulle fasce, Pulgar sulla mediana, Soriano che è nuovo perché l'ho pagato insieme a Bennacer che è nuovo, a destra Sansone che è nuovo perché l'ho pagato, a sinistra Orsolini che è nuovo, forse al contrario perché l'ho pagato, non so se sono Orsolini, mi ricordo in che posizione stanno, e davanti Caputo che è nuovo. Quindi ragazzi, una squadra secondo me molto molto completa, molto competitiva, che abbiamo modo di vedere, non dico che vince, che andrà sicuramente in Europa, ma che può ambire comunque ad un posto, almeno un settimo posto, sperando poi che la Coppa Italia vinca qualche altra squadra, ad un posto in quel paradiso, in quell'elite di squadre che secondo me potrebbe meritare di stare almeno come tifoseria. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace come sempre, perché se non c'è un dislike, grazie per aver visto questo video, buon show all'anno come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.